uomini e donne è successo di tutto e sembra che ormai il trono over sia giunto al termine dopo l'ultima registrazione senza Ida. Che le cose stessero prendendo una piega non ottimale era abbastanza chiaro, ma nessuno poteva immaginare una reazione così dura da parte della tronista che, esasperata dalla condizione generale, ha scelto di non presentarsi in studio e quindi di non essere presente per la registrazione del giorno. Nelle puntate precedenti di Uomini e Donne è stato dato largo spazio alla vicenda di Ida con Mario e Pierpaolo, ancora contesa tra due uomini, la tronista non riesce a scegliere anche perché non è certa dell'uno e dell'altro. Un tira e molla costante dovuto anche agli atteggiamenti poco chiari dei due, che spesso sembrano andare verso strade differenti. Ida non si presenta a Uomini e Donne, trono finito. Le anticipazioni sono arrivate da Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato quanto accaduto ieri pomeriggio in studio a Mediaset quando è stato registrato il trono over a Uomini e Donne. Ida, come specificato dallo specialista del gossip, non era presente in studio, non si è presentata perché ormai non crede più né a Mario né a Pierpaolo. La situazione si è fatta sicuramente molto tesa dopo le tantissime segnalazioni ricevute. La puntata è iniziata con una spiegazione della precedente, quindi quando Ida è andata in camerino da Mario per chiarire la situazione dopo l'ennesima segnalazione a suo carico. La donna ha chiesto al corteggiatore il nome e cognome della ragazza che era con lui nel B&B e lui si è rifiutato, chiedendole di credergli. Mario è stato categorico, in sostanza ha detto ad Ida: o mi credi o mi mandi via per sempre. Ida quindi non si è presentata in puntata successiva, nella registrazione mandata in studio si vede la tronista spiegare le sue ragioni, ovvero che non si fida più dei due uomini e che non gli crede affatto. A quel punto, senza Ida, i due sono stati costretti a lasciare il trono e sono usciti dallo studio. Al momento non si sa cosa potrebbe accadere, ma già in un'altra puntata Ida aveva detto di voler lasciare il programma e di volersi allontanare, ormai stufa della situazione. Su Mario le segnalazioni sono continue, anche se smentisce ormai è oggetto di attenzione anche da parte degli opinionisti che non credono alle sue parole. Pierpaolo invece sembra non apprezzare il monopolio Ida Mario in ogni puntata per le storie legate sempre alle presunte situazioni esterne e quindi ha cambiato atteggiamento.